Ciao Vez, tradizionale mini video per l'introduzione dei candidati al GDL e GDV di maggio. Siamo già a maggio. Il GDL e il GDV che tornano più o meno a programmazione regolare. Come sempre trovi tutti i link nel box per l'elenco di tutti i candidati che siano mai passati per GDL e per GDV, i gruppi Facebook, i gruppi Telegram, eccetera. Allora, all'inizio mi ero detta non la facciamo tematica, anzi, magari piuttosto scegliamo i titoli più leggeri, se vuoi, per riprenderci un po' da tutta la sequenza degli Oscar che ci ha messo un po' a dura prova, io penso. Poi in realtà un tema è venuto fuori lo stesso, perché ho chiesto suggerimenti su Instagram e ci sono stati due titoli che sono stati suggeriti più di tutti gli altri. Il primo però di questi candidati invece non mi era stato suggerito in questa fase, è stato suggerito una volta nel suggerimento che ho chiesto ieri, però a dicembre continuavo a ricevere messaggi su se avessi letto questo libro ed effettivamente io l'ho letto tanti anni fa e mi chiedevo ma chissà come mai è saltato fuori adesso, perché è uscito in italiano o è riuscito in italiano e quindi ho pensato ce lo candidiamo qui. Gli inganni di Loch Lamora, per cui cioè capisci che il tema era già fatto, ma ok. Nella misteriosa città di Camor, un orfano ha vita dura e spesso breve, ma il giovane Loch Lamora riesce a eludere la morte e a non farsi catturare come schiavo, fino a diventare un furfante provetto sotto la tutela del Forgia Ladri, un talentuoso artista della truffa. A capo della banda di fratelli dalle dita leste, noti come bastardi galantuomini, Loch diventa presto celebre e si fa beffe persino del più temuto re della malavita, ma tra le ombre si annida qualcuno di ancora più ambizioso e micidiale. Di fronte a un sanguinoso colpo di stato che minaccia di distruggere qualunque persona o cosa che abbia un senso nella sua esistenza, Loch giura di sconfiggere il nemico al suo stesso gioco crudele, costi quel che costi. Poi questo era suggerito parecchio e mentre leggevo la descrizione dicevo ma io l'ho letta da poco, credo sia perché è passato nel Netflix ed è La Fuga, Caos volume 1. Esiste un posto in cui si parla senza dire nulla perché tutti sentono i pensieri degli altri, lo so che l'ho letto di recente però mi sembra il caso di leggerlo di nuovo anche qua. Senza dire nulla, perché tutti sentono i pensieri degli altri, anche se non vogliono, giorno e notte, lontano e vicino, il rumore ti raggiunge sempre. Gioia, paura, rimpianto, speranza, non c'è scampo al caos incessante che ronza nell'aria e affligge gli uomini di Prentice Town come un morbo dopo aver sterminato le donne. Eppure anche nel rumore è possibile mentire. Todd è l'ultimo nato al villaggio, parla una lingua tutta sua e presto compirà 13 anni, l'età in cui nella comunità si diventa adulti. Un evento tanto atteso e dalle conseguenze inimmaginabili, protette da un segreto che tutti seppelliscono sotto strati di pensieri. Ma Todd sta per scoprire, ho perso il filo, che esiste un buco nel rumore, un nucleo di silenzio che nessun pensiero può sporcare e che non è vero che tutte le donne sono scomparse. Da questo momento Todd dovrà correre e fuggire lontano, con il solo aiuto di un cane, un coltello e una ragazza alla ricerca della verità. Secondo me io avevo letto questo quanto e mi ero soffermata sul fatto che sia consigliato come età di lettura da 12 anni, cosa che mi aveva lasciato un po' perplessa. E la maggior parte dei messaggi riguardo a questo libro mi dicevano no Fede, non farti fermare, guarda che è proprio bello. Tra l'altro per via del film, che è uscito a questo punto, Fede del futuro, Fede che edita, se puoi scriverlo qui, grazie, magari può essere interessante. E poi questo è stato suggerito più di tutti, io ho ceduto. Anche perché dopo questo video io penso che registrerò il video del Grishaverse, sei di Corvi, che in realtà con la serie cioè c'entra un po' il giusto, perché la serie è come se fosse un prequel del libro per certi versi, quindi al di là del fatto che tu abbia visto barra voglia vedere la serie è una lettura sì nello stesso mondo, sì con molti degli stessi personaggi, però appunto la serie succede prima del libro, quindi si intersecano un po' il giusto. A Ketterdam, vivace centro di scambi commerciali internazionali, non c'è niente che non possa essere comprato e nessuno lo sa meglio di Casbrecker, cresciuto nei vicoli bui e dannati del barile, la zona più malfamata della città, un ricettacolo di sporcizia, vizi e violenza. Cas, detto anche mani sporche, è un ladro spietato, bugiardo e senza un grammo di coscienza che si muove con disinvoltura tra bische clandestine, traffici illeciti e bordelli, con indosso gli immancabili guanti di
pelle nera e un bastone decorato con una testa di corvo. Uno che, nonostante la giovane età, tutti hanno imparato a temere e rispettare. Un giorno Brecker viene avvicinato da uno dei più ricchi e potenti mercanti della città e gli viene offerta una ricompensa esorbitante a patto che riesca a liberare lo scienziato Boyul Bayur dalla leggendaria corte di ghiaccio, una fortezza considerata da tutti inespugnabile. Una missione impossibile che Caso non è in grado di affrontare da solo. Assoldati i cinque compagni di avventura, non ti leggo, ladri e delinquenti con capacità fuori dal comune e così disperati da non tirarsi indietro nemmeno davanti alla possibilità concreta di non fare più ritorno a casa, Caz è pronto a tentare l'ambizioso quanto azzardato colpo. Per riuscirci però, lui e i suoi compagni dovranno imparare a lavorare in squadra e a fidarsi l'uno dell'altro, perché il loro potenziale può sì condurli a compiere grandi cose, ma anche a provocare grossi danni. È bellissimo. Ma anche Loch Lamore è bellissimo. Chaos è l'unico che mi manca, mi dicono sia bellissimo anche quello, quindi in bocca al lupo per votare, come al solito. Per il GDV questi sono tutti suggerimenti. Ne so poco e niente, ho preso le descrizioni da IMDb, come al solito. Allora, sono tutti quanti su piattaforme. Il primo è The Invitation, è su Amazon Video. È la storia di un uomo che accetta un invito a cena dalla sua ex moglie e la cosa scatena nuove tensioni e riapre vecchie ferite. Thunder Force su Netflix. In un mondo dove i super cattivi sono un dato di fatto, due amiche d'infanzia che non si frequentavano più si riuniscono quando una mette insieme un trattamento che può dare loro poteri che le rendono in grado di proteggere la città. E poi quando mi è arrivato sto suggerimento qua sono impazzita, perché è Alice e Peter, che io ho letto in automatico come Peter and Alice, quella rappresentazione teatrale di cui ti ho parlato 42 miliardi di volte, invece è una cosa diversa. E tra l'altro ogni tanto come titolo c'è Come Away, è su Amazon Video anche questo. Quando muore il loro fratello più grande, Peter e Alice cercano di salvare i loro genitori dalla disperazione finché non sono costretti a scegliere tra casa e l'immaginazione, preparando così la scena per i loro iconici viaggi nel Paese delle Meraviglie e all'isola che non c'è. Come sempre si vota nella community tab del canale, c'è il link nel box insieme a tutti gli altri link utili. La visione collettiva, qualunque sia il titolo vincente, sarà mercoledì 19 maggio a partire dalle 9:30. Come al solito un quarto d'ora prima dell'inizio della visione metterò il link condiviso se vuoi essere perfettamente in sync sul gruppo GDV Telegram. E poi la live in cui parleremo di questi vincitori sarà la sera di domenica 30 maggio a partire dalle 22. Tutti i link come al solito sono qui ovunque, nel box, in fondo ai video, eccetera. E invece domani sera abbiamo la live in cui parliamo di Nomadland e forse in generale parliamo un pochino degli Oscar, perché magari possiamo chiacchierare anche di tutte le visioni collettive che ha fatto il GDV durante il mese di preparazione agli Oscar. La live è il momento in cui scade il tempo per votare in questa votazione, quindi di solito abbiamo 3 giorni. Sto giro ho fatto tardi, quindi ce ne sono solo 2, che poi è tipo 1 e mezzo. A seconda di quanto ci metto a editare questo video. Comunque spero che questi tris ti piacciono. Per i libri ti confesso mi ha colpito, perché il ritornare di vari titoli è stato particolare, ecco, non mi era mai successo così. E basta, non vedo l'ora di vedere cosa sceglierai per noi. Guarda come te la giro. Grazie mille per aver guardato questo video. Ti abbraccio e se ti va ci vediamo domani alla live di Nomadland. Ciao.